Vienna è l'inizio concreto della stagione, qui ci si confronta con quello che è la realtà della scena dirt nel mondo. Il Vienna Air King è un evento storico della mountain bike e un ottimo risultato qui ha un enorme valore e può essere un trampolino di lancio per il nuovo anno. È il 10° anniversario, quindi la voglia di fare è doppia, è però sempre più difficile prendersi un posto dei primi perché il livello dei rider negli ultimi 2 anni è salito alle stelle. I salti sono veramente pazzeschi, ogni volta che sali su questo rollin senti un brivido che ti corre lungo la schiena. Qua è bello girare perché ci si gasa insieme agli altri rider al di fuori della competizione. Non importa chi sei o da dove vieni, qua l'importante è divertirsi. Per me Vienna finisce qui, dopo la caduta subita ho preferito fermarmi e ci si vede alla prossima. Il duro allenamento ha fruttato. Primo e secondo in prequalifica, si va avanti. Avevo sentito un forte vento dal roll-in, ma in quel momento l'unica cosa che volevo fare era la mia run. Dopo la prima run non ero soddisfatto del punteggio. Flipper whip era un trick che non avevo mai fatto, ma sapendo che le previsioni meteo non erano buone per la finale, ho deciso di dare tutto per tutto.
bene può andare male. Purtroppo questa volta ho sbagliato. È uno stimolo per andare avanti. Ogni evento è un'esperienza. Bisogna essere positivi e fare bagaglio di ogni situazione. E come ogni giorno noi siamo qui al trail tutti insieme per girare, provare nuovi trick, gasarci e preparare al meglio il prossimo evento. Nel bene o nel male questa è la